Se volevo il permesso di circolare, la revisione ogni 6 mesi, nascevo automobile, quanto si legge in uno degli striscioni portati dai No Green Pass della Valle Peligna, qui nella centralissima piazza Garibaldi di Sulmona. Una protesta, un'azione dimostrativa contro la certificazione verde per chiedere il ripristino della Costituzione, per riprenderci la vita, hanno tuonato, urlato nel vero senso della parola i No Green Pass. Striscioni, le maschere al volto contro il sistema che ha pensato, che ha pianificato il Green Pass, la testimonianza di Marco D'Amato che da Villanova si è incamminato a piedi a Roma dopo l'entrata in vigore obbligatoria del Green Pass sul posto di lavoro, e ancora tante testimonianze. Nel pomeriggio invece la sfida al divieto del questore dell'Aquila, la conferenza stampa nell'altra piazza, piazza 20 settembre, dove i No Green Pass hanno ribadito che non ci sarà alcuna denuncia contro il blitz della polizia nella pizzeria No Green Pass, e l'hanno detto a chiare lettere: non siamo No Vax ma siamo No Green Pass, cioè contro la certificazione verde. Allora siamo ancora in tempo per cambiare e invertire la rotta. Io vi prego e lo chiedo a tutti i sulmonesi: avvicinatevi, vi prego, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di essere un grande numero, un grande popolo, come quello che erano i veri sulmonesi. Il filo conduttore della protesta è quello che dal 15 di febbraio, ma già precedentemente, delle famiglie sono state private della fonte di reddito per un ricatto che possiamo definire un ricatto vaccinale. Ora, questo però non ha né spento la pandemia né ha risolto i problemi di salute degli italiani, anzi oggi sappiamo che a questi problemi si aggiungono un rincaro assurdo del costo del gasolio e dei carburanti e un triplicarsi del costo delle bollette. Insomma, non si sta più vivendo in Italia. E crediamo che questo sia il frutto di politiche sbagliate, assurde, ma soprattutto anticostituzionali. Noi chiediamo il ritorno alla Costituzione e non possiamo più sopportare quello che è accaduto dal 15 di febbraio, cioè che una classe intera di italiani da 50 anni in su non possa più beneficiare dell'articolo 1, quello che parla a proposito di lavoro, di diritto al lavoro. Si è perso il diritto al lavoro. E questo diritto al lavoro viene dato in funzione di una tessera, la tessera verde. Oramai di verde sono rimaste solo le tasche degli italiani.